Oggi è entrato in vigore l'ordine di controllare Green Pass sia per i clienti delle poste che per le tabaccherie. Siamo davanti a una tabaccheria di Lecce in via Leuca e vogliamo sapere il parere di questa nuova legge. Prego, presentati. Buongiorno, io sono Marcello, titolare della rivendita 31 della tabaccheria Russo di Via Leuca a Lecce e ovviamente insieme a tutti i miei colleghi titolari di rivendite, titolari di tabaccherie, per quanto riguarda l'entrata in vigore di queste nuove FAQ del governo, di questa nuova legge, diciamo, ci siamo posti delle domande al riguardo, delle domande che lasciano alquanto perplessi. Perché comunque ci chiediamo, qualora dovesse risultare, questo è uno dei quesiti che ci siamo posti insieme ai miei colleghi, qualora dovesse risultare non positivo un controllo a Green Pass che si dice venga fatto a campione, che cosa dovremmo fare? Dato che non siamo operatori delle forze dell'ordine, dovremmo invitare il cliente a uscire fuori oppure cosa? Tra l'altro si dice che il servizio debba essere in quanto locale pubblico comunque dato. Allora a sto punto dovrei uscire fuori, o dovremmo in qualità di titolari uscire fuori per dare un servizio. A sto punto sarebbe l'ideale mettersi fuori con un tavolino e non fare discriminazioni, perché comunque siamo contro ogni forma di discriminazione. Quindi che sia di Green Pass o no, comunque dobbiamo lavorare, dobbiamo dare un servizio alla clientela senza distinzioni. Per quanto io sappia, voi avete anche pagamenti, fornite il servizio al cliente dei pagamenti, delle bollette e tante altre cose. In questo caso, nel controllo, vi dovesse risultare qualcuno che non ha il Green Pass o gli è scaduto, come farà se alle poste nemmeno può accedere? Ecco, benissimo, questo è un altro quesito importantissimo, nel senso che innanzitutto il controllo dovrebbe essere fatto a campione e dalla FAQ che è entrata in vigore oggi si dice che il controllo non viene fatto all'esterno, quindi prima di accedere in un locale, ma bensì può essere fatto tranquillamente all'interno del locale. Ora, la nostra domanda era, qualora si dovesse verificare a un controllo del Green Pass non regolare, scaduto o comunque malfunzionante, perché ci è già successo che con terza dose dei clienti sono risultati purtroppo in un certo senso sprovvisti di Green Pass quando invece era in regola, ma era un malfunzionamento dell'app di controllo. Quindi che cosa dovremmo fare? Non pagare la bolletta al cliente? Quindi non dovremmo dare un servizio al cliente che, come tanti cittadini onesti, si approccia a pagare le tasse, si approccia a dover il dovuto al governo, quindi non solo non le pagherebbe da noi, non le pagherebbe nemmeno all'ufficio postale. E qui faccio notare una cosa, col governo Conte eravamo servizi essenziali, sia noi che le poste, e per non far creare assembramenti cosa facevamo? Davamo una mano alla posta e alla banca, perché eravamo di ausilio nell'aiutare sia gli uffici postali che gli istituti bancari, in quanto possiamo fare bonifici, paghiamo ogni tipo di bolletta che possa essere IMU, Tari, Tasi, F24, Enel, nel gas, nell'energia, acquedotto. Quindi, come si trova una ratio in queste scelte che ha fatto il governo? È questo che ci chiediamo tutti. Perché se fino ad ora eravamo servizi essenziali, adesso non ci spieghiamo come mai siamo usciti fuori da servizi essenziali quando per la vita normale, per lo svolgimento della quotidianità di tutti i cittadini, dovremmo essere essenziali per quello che facciamo, perché tabaccheria non è solo sigaretta e gioco, non è solo quello, ma tabaccheria sono tutti i servizi annessi, cioè quelli postali, quelli bancari, eccetera, eccetera, bollo, di tutte le cose, perché ormai una ricevitoria, una rivendita, almeno parlo della mia, ma di tutte quelle che hanno i colleghi, è provvista di tutto, ormai fa tutto. Quindi in questo caso come comportarsi? Perché è facile creare una legge, una norma, un DPCM con delle FAQ, ma se poi non rispettano la realtà,
l'esecuzione viene fatta così e non va bene. E purtroppo è questa la lamentela che tutti poniamo all'attenzione di chi comanda, di chi è in alto, per fargli capire che comunque non dovremmo essere soggetti a questo tipo di controllo poi dagli operatori che verranno, no? Dalle forze dell'ordine verranno a fare il controllo. E da Salento Live 24 è tutto, buona serata.